corro in, anzi in cucina, perché è tornata Cettina. Fa pure rima, arrivo! Eccola, eccomi, eccomi Cettina. Come va? Ben trovata. Va benissimo. Allora, abbiamo ripreso con le nostre vecchie abitudini. Sì. Hai portato il piccante, hai portato i peperoncini. Assolutamente sì. Dalla Calabria, vediamo che cosa ci hai preparato oggi. Olè! Yes. Che cos'è questo piatto, Cettina? Polla alla cacciatora, uno dei piatti più famosi, più tipici della cucina italiana. Un piatto povero, contadino. Quello si fa con quello che si aveva nell'aia, nell'orto. Comunque il risultato è squisito. Quelle ricettine semplici, semplici ma antiche che ci piacciono tanto. Allora vediamo che cosa ci occorre intanto per preparare il pollo alla cacciatora. Allora, un chilo di pollo a pezzi, 500 g di pomodori pelati, 100 g di passata di pomodoro, 2 cipolle di tropea, 2 spicchi di aglio, 2 foglie di alloro, un rametto di rosmarino, una costa di sedano, un bicchiere di vino rosso. Olive nere infurnate. Quanto bastano. Pasta di peperoncino piccante quanto basta, olio extravergine di oliva, sale e pepe e fette di pane quanto bastano. Perfetto. Allora, che sono le olive impurnate? Le olive impurnate sono olive che faccio io, praticamente. Le raccolgo dall'albero, le faccio addolcire, impurno. In forno? Impurno. Sì. E poi vengono così. Scusate. Ah, impurnate. Impurnati, infornati. Impurnati perché sono infornate, giustamente. Allora, il pollo come deve essere per essere buono? Un pollo ruspante. Pollo ruspante. Il pollo ruspante è più saporito rispetto al pollo della vacca. Che caratteristiche ha la carne del pollo ruspante? È rossiccia, è più saporita, la pelle è gialla. Non c'è paragone tra quello dell'allevamento. Comunque ruspa, è libero, mangia libero. Non c'è paragone. Non c'è paragone. Devo dire che poi questa è una ricetta che facciamo tutti. Me la ricordo da bambina, è una delle mie ricette preferite. Infatti. E ognuno ha la sua di ricetta per quel che riguarda il pollo alla cacciatora. La ricetta di Cettina cosa ha di speciale? Allora, la ricetta di Cettina è la ricetta di nonna. Visto che non c'è comunque una ricetta codificata. E questa, ognuno mette quello che ha. In questo caso io andrò a mettere il peperoncino mio, la cipolla di tropea. Ho visto che hai messo il rosmarino. Ho messo il rosmarino con l'aglio, così faccio insaporire l'olio. Okay. Nel frattempo mi taglio la cipolla di tropea. Quindi ognuno mette i suoi prodotti. I prodotti della sua perché terra. Perché nessuno comunque può rivendicare la paternità di questo piatto, capito? Certo. È un piatto che ognuno è presente in ogni casa, chi ci mette le olive, io, chi ci mette i funghi. Certo. Chi ci mette le acciughe, ho capito? Ognuno ci mette il suo, quindi non c'è una ricetta codificata. Ora vado a mettere. Vediamo quella di Cettina, va, che mi interessa. Allora. Il pollo lo faccio soffriggere, sì, nell'olio con l'aglio e il rosmarino. Sì. Poi lo andiamo a sfumare con il vino, ora lo facciamo un po' rosolare. Facciamo rosolare il pollo in padella con aglio e rosmarino. Intanto stiamo ascoltando, grazie al nostro maestro Maestro, la canzone che si è classificata al terzo posto durante l'ultimo festival di Sanremo. Cettina, tu l'hai seguito il festival? A voglia. È vero che sai a memoria la coreografia della canzone della rappresentante di lista? Sì. La sai fare, la coreografia? Guarda che io te la faccio fare qui in diretta adesso. Oddio, no, è un tormentone, guarda, sono... Maestro, maestro, musica! No, no. Le mani con le mani, ciao ciao. Con le mani, con i piedi, ciao ciao. Con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao. Con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao. Ciao, ciao. Grande Cettina, bravissima. Oddio, quando lo vedranno i miei figli. Allora, andiamo avanti. Perché si chiama pollo alla cacciatora? Ma guarda, perché comunque ci sono degli ingredienti che usavano i cacciatori per cucinare la propria selvaggina, quello che loro, insomma, la loro preda. Rosmarino, l'alloro, l'aglio. Ecco, semplicemente perché hanno in comune questi ingredienti. Perfetto. Come anche carne alla... per questo motivo. Allora, Cettina, un'altra domanda ti voglio fare mentre tu tagli quella buonissima cipolla di tropea. Che è tra le tue mani. Come si fa? Qual è il segreto per ottenere una carne morbida? Allora, la carne morbida tu la togli dal frigorifero, la lasci mezz'oretta fuori e praticamente si rilassa. È come se noi stessimo frullando, chiamiamolo una sorta di frullatura acclimatata. Acclimatata? Sì, la togliamo fuori dal frigo. Ok, allora quindi ora... la teniamo fuori dal frigo una mezz'oretta prima di cucinarla. Benissimo. Ok. In questo caso ora metto il vino. Vino rosso. Vino rosso. Io
chi lo vuole bianco, okay. Io metto il rosso e lo facciamo evaporare la parte alcolica. Che profumi, ragazzi, tra l'alloro, il rosmarino, poi adesso aggiungeremo anche la cipolla, sedano. Ho visto anche che nella lista degli ingredienti c'erano i pomodori, ma tu preferisci i pomodori, la passata di pomodoro o i pelati? Guarda, io li metto tutte e due, sai perché è bianca? Perché la passata me l'assorbe il pollo, la carne è più tenera, mi diventa più saporita e poi mi rimane il sughettino per fare la scarpetta. Vedo anche il sedano. Sedano, ecco, cipolla, qua. Sedano, eccoci qua. Ok, lasciamo insaporire un pochino e poi gli mettiamo il pomodoro. Facciamo insaporire un po' le nostre cosce di pollo con tutti questi ingredienti che abbiamo visto finora. Carla, hai una domanda per Cettina? Tina, allora senti, il peperoncino, io amo molto il peperoncino, però qualche volta anche nelle ricette magari si rischia di eccedere, quindi quando te lo trovi in bocca e le labbra soprattutto vanno in fiamme, qual è il segreto per spegnere questo fuoco? Allora Carla, innanzitutto non devi bere acqua, alcolici, acqua no, quello diffonde ancora di più il bruciore. Allora, ci vuole qualcosa di grasso, generalmente lo yogurt grasso va bene, il latte grasso va bene perché il grasso della caseina va ad attaccare la capsicina, ok? Una mozzarella va bene? Non va bene, no, la non mozzarella, va bene. Non è grassa. Allora, sai che cos'è buono? Però andiamo piano perché togliamo il bruciore e poi il pane, la mollica, intinta nell'olio. L'olio è grasso, l'olio è grasso. E diventa una bruschetta a quel punto col peperoncino. E diventa una bruschetta. La scusa del piccante, vai e dai de pane. Queste sono le mie olive, veri? Imburnate. Imburnati. Uh-huh. Io faccio, vedi dei taglietti, non so se li vedi. Sì. Questi taglietti io li faccio perché li metto a mollo nell'acqua per 5 giorni. Cambiando l'acqua ogni giorno. Ok. Così l'oliva si addolcisce. Quando è dolce, che l'assaggio 5 giorni cambiando l'acqua, io li scolo, li asciugo per benino, li metto il sale, il peperoncino, l'origano. Le condisci? Le condisco, poi li metto nella placca, nel forno, 50 gradi per un paio di ore finché diventano così. E abbiamo scoperto un'altra ricetta nella ricetta. Allora Gambi, ci sono delle notizie dal web? Sì, allora ho scoperto che stai mangiando, Gambi? Non posso dirtelo. Cosa dai? Ma fatti i fatti tuoi, ma perché devi sapere sempre quello che... Ma scusate, che venite qua a farvi i fatti vostri voi? Allora ho scoperto che il mondo è pieno di appassionati del piccante, no? Addirittura in Cina si tiene una gara che si chiama il Chili Challenge, anzi la Chili Challenge, che è una sfida dove i partecipanti, pensa un po', non solo hanno mangiato enormi quantità di peperoncini piccantissimi, ma ci hanno fatto, come vedete, il bagno dentro. Il vincitore ha mangiato 50 peperoncini super piccanti in meno di un minuto. È ancora vivo? No, perché... ragazzi, allora io vorrei fare una cosa. Dovete sapere che io sono un amante del peperoncino. L'ho coltivato anche a casa il peperoncino, per quanto è all'apegno, i nagamori, cioè, insomma conosco il peperoncino. Allora vorrei mettere in sfida Giampaolo e Jonathan con una sfida molto piccante, ad alto tasso di piccantezza, se così si può dire, visto che Jonathan ama molto i soffritti, i cibi piccanti, i cibi saporiti, sì. E anche Giampaolo ama molto il peperoncino. Sì. Vorrei vedere quanti peperoncini riuscite a mangiare. No. Chi ne mangia di più, Bianca, vince la sfida. Siete Date pronti, io, ragazzi? Tolgo la giacca! No! No! Sì, perché qua Bianca, la cosa si fa non serio. Hai capito, io vengo diseredato, mio papà è un campione di piccante mondiale, cioè lo sì. mangia a colazione. Allora, 15 secondi. 3, 2, 1, vai con la sfida! Oh! No! Oh! 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 Stop! Oh! Oh! Chi ha vinto? Quanti scusate, ne ho mangiati? Io due, ma uno lo devo sputare. Io ne ho mangiati tre. No. Gambi ha vinto. Vince Giampaolo, complimenti per il coraggio, bravo. Ma mannaggia, ma chi è che ha avuto questa idea? Andiamo avanti, Cettina. Io ho messo il pomodoro, guarda che bel sughetto che sta facendo,
che punto, no, scusa, sta soffrendo Giampaolo. Scusate, non preoccupate. Ma erano poco piccanti, no. Dai, su, non fate le... ecco, non vi lamentate inutilmente. Allora, Cettina, a che punto è il nostro pollo? Allora, si sta cucinando, guarda un po', guarda che bel sughetto. Questo è un piatto furbo, sai, Bianca? Perché furbo? No? Sì, furbo, è un piatto furbo. Nonna che faceva, mamma pure, con questo sughetto facevamo la scarpetta, ok? Oppure anche la pasta per il giorno dopo. È vero, quindi due ricette in una sola, ragazzi, che bontà, non potete capire che profumini. Allora, impiattiamo questo pollo alla cacciatora, firmato Cettina. Cettina. Tutto proprio pregno di Calabria. Per la firma dobbiamo fare questo, ecco qua. Che cos'è quella? Questa è la pasta di peperoncino. No, io la voglio però. Questa è una preparazione particolare, si può sciogliere anche. Posso assaggiare un po' di pasta di peperoncino? Dai, vai, io sono abituata, Cetti, non ti preoccupare. Io te l'ho detto, in caso c'è il latte là, No, non esagerare, vieni. Così vado? Vai. Buono. È buono. Anche questa fatta da me, sto portando tutto dalla Calabria. È piccantissima, raga, io lo reggo molto bene il peperoncino, devi sapere, però questa è vera. Jonathan, vuoi molto assaggiare? Piccante, però è buonissima. Jonathan. Io sto già mangiando, amore. No, la pasta. La pasta di peperoncino di Cettina è una bomba atomica, è buonissima. Comunque ho vinto io, non vorrei dire, cioè. Allora, Cettina, impiattiamo. Sì. Buona. Buona, mamma, che buona. E come abbiamo detto, questo piatto è buono dall'inizio alla fine, ancora più buono l'intingolo, il sughetto che si è creato. Grazie alla nostra Cettina. Come sempre ci porti in tavola la tradizione e anche il tuo bel sorriso. Grazie Cettina, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!